Buonasera amici della piattaforma nuovamente, eccoci qui con una nuova puntata dei nostri incontri. Un nuovo incontro molto particolare perché parleremo di un tema che so essere amato e gradito da tantissimi, cioè parleremo del Cerchio Firenze 77, questo straordinario circolo medianico che faceva capo a un medium incredibile, straordinario, Roberto Setti, mancato ormai molti anni fa, ma il cui ricordo è sempre vivissimo. È un circolo medianico dove sono avvenute le cose più straordinarie che possono avvenire in questo ambito. Io ho avuto la fortuna di essere amica di Roberto, di poter partecipare alle sedute, ho avuto anche il dono di un apporto, e quindi è un tema che amo, ricordi bellissimi della mia vita. A parlarcene stasera sarà un amico caro che anche lui ha frequentato molto a lungo il Cerchio Firenze 77, cioè il dottor Renato Del Favero, che ora vi presenterò. Lui vive a Firenze ed è stato un frequentatore e uno studioso anche del Cerchio Firenze 77, perché anche se le sedute sono finite da anni, hanno lasciato un materiale di messaggi, una messaggistica straordinaria che continua a fare scoperte, a suscitare interesse, ad essere commentato e così via. Quindi ne parleremo appunto con Renato. Intanto chiamo la sigla e subito dopo cominciamo a parlare del Cerchio Firenze 77. Eccomi qui, allora di nuovo benvenuti sulla piattaforma nuovamente. È con me il dottor Renato Del Favero, amico da tanti anni. Renato Del Favero è psicologo e grafologo ed è grafologo per i tribunali e per gli avvocati, quindi un particolare tipo di grafologia particolarmente accreditato. Renato, caro, è ben arrivato e buonasera. Allora, tu, come anche io, tu forse di più, l'altro vivendo a Firenze, hai avuto più occasioni, forse hai frequentato il Cerchio Firenze 77 a lungo e hai detto che il Cerchio è stata una delle esperienze più importanti della tua vita, se non la più importante, vero? Posso ribadirlo, Paola, e con molta gioia. Ritengo di poterla definire la cosa più bella, più fantastica e più indimenticabile che mi è accaduta nella mia, peraltro, lunga vita. Quindi, sì, il Cerchio Firenze 77 è e resta un'esperienza fondamentale, posso Ecco, garantirtelo. volevo dire subito, poi apparirà anche la notizia sul banner, che Renato in questo periodo ha preparato tre video, li ha fatti a titolo personale, e sono tre video dove lui racconta del Cerchio, racconta quello che ha visto, quello che è stato il Cerchio Firenze 77. E poi mostra gli apporti, riporta le voci delle entità, interviste al medium Roberto Setti, interviste rarissime per la verità, perché lui era sempre molto discreto e stava più volentieri dietro le quinte. Basti dire che fino a che lui è vissuto, nessuno sapeva chi era, se non il gruppo ristretto degli amici di cui anche noi due facevamo parte. Allora, questi tre video bellissimi, che io li ho ascoltati con grande piacere e li ascolterò ancora perché sono veramente importanti, sono scaricabili gratuitamente. E qui nel banner c'è appunto tutta la dicitura che consente dunque dalle notizie per scaricarli. Questo è un grande lavoro che Renato ha fatto e lui mi mandò subito
poco tempo fa, un mese fa, questi video dicendo che riteneva questo lavoro un dovere, vero Renato, nei confronti del Cerchio 77, questa tua testimonianza, perché è vero che sul Cerchio Firenze 77 sono stati pubblicati tanti libri, le edizioni mediterranee ne hanno pubblicati almeno una decina, però questi video sono un'altra cosa, ti danno in alcune ore la possibilità di imparare tante cose, naturalmente rimandano ai libri, perché se uno poi vuole approfondire la situazione, leggere i messaggi e così via, si ricorre ai libri. Però io ritengo questo lavoro di Del Favero un contributo molto importante e messo generosamente a disposizione per la conoscenza di questo centro medianico che è stato veramente un grande centro di spiritualità, oltre che di conoscenza. Allora Renato, io direi che possiamo cominciare, ce lo farai tu, a raccontare che cosa è stato questo cerchio, come si è formato, chi è stato il medium, quindi ti lascio la parola subito. Ti ringrazio Paolo. Forse è il caso che spieghi come ci sono arrivato io per primo. Ecco bene, senz'altro. Io sono nato nel Veneto, quindi la mia formazione è stata presso l'Università di Padova, mi ero laureato prima in filosofia, poi ho fatto una laurea in psicologia e come tutti da giovane laureato cercavo un lavoro e non era semplice trovare un lavoro come psicologo e psicoterapeuta. Per caso mi venne offerta una possibilità di andare a Firenze perché c'era un lavoro. Io a Firenze non ero mai stato, ovviamente come tutti sono partito con la mia valigia immediatamente pur di trovare un lavoro. Mi sono preso una piccola casa in affitto, che poi ancora la casa in cui vivo oggi, e ho cominciato il mio lavoro in un centro di agopuntura, facevo psicoterapia, tecniche di rilassamento, ipnosi, training autogeno. Ed è successo, mi ritenevo abbastanza fortunato di aver trovato un lavoro, anche se così lontano dalla mia famiglia, dalla mia regione, che era il Veneto. Oggi non ho dubbi, non è stato un caso, non è stata una banale fortuna della vita. No. Ritengo che dovevo proprio arrivare qui a Firenze, e dovevo arrivare qui a Firenze perché nel mio destino evidentemente c'era l'incontro con quello che chiamiamo il Cerchio Firenze 77. Lascia che ti dica subito a beneficio di chi ci sta ascoltando, Paola, perché io sono veneto, casualmente mi trovo a Firenze, voi siete di tante altre parti d'Italia. Ci tengo a dirvi che il Cerchio Firenze 77 non ha niente di regionale o di locale, non ha nulla a che vedere né con la città di Firenze né con i fiorentini. È qualcosa di più ampio e di più vasto. È vero che qui è originato, è vero che è qui che noi l'abbiamo conosciuto, ma poteva accadere in qualunque altro posto del mondo, vi assicuro. Il Cerchio Firenze 77 in realtà è un modo per indicare le persone che hanno ritenuto interessante, talmente interessante da considerarlo il loro punto di vista, il pensiero, le parole, le convinzioni che ci sono giunte attraverso una grande medianità, la medianità di un uomo che ha iniziato ragazzo di 16 anni e che si chiamava Roberto Setti. Potrei dirvi un pochino come è cominciato, forse questo Paola lo ritengo. Certamente, utile, no? come ha cominciato, perché è un modo molto particolare che poi non è rarissimo venire a conoscenza della propria medianità nel modo in cui è avvenuto a Roberto, però è bene raccontarti. Sì. Allora, siamo nel lontanissimo 1946, pensate un po' quanti anni fa. Io c'ero già, ma ero nella culla o poco più. A Firenze viveva una famiglia modesta, ma dignitosa. C'era il babbo Orfeo, la mamma Pina e c'erano tre fratelli. Il più grande Ruggero, sui 25 anni, poi veniva una sorella,
la cara Luciana, Luciana, la hai cara capito? Luciana. Eh sì, che anche tu hai conosciuto e amato come me, penso, perché era una Sì. persona squisita. E poi c'era un ragazzo di 16 anni, Roberto Setti. Bene, in questa famiglia, il figlio maggiore, Ruggero, aveva fatto la guerra militare e addirittura nell'aeronautica, per cui la famiglia era stata in allarme durante tutto il periodo della guerra, temendo da un giorno all'altro di venire a sapere che non c'era più, e invece era ritornato a casa. Aveva una compagna, aveva trovato un suo appartamento, aveva una figlia di 2 anni, mentre il resto della famiglia era ancora con mamma Pina e papà Orfeo. Successe un fatto tremendo. Siamo alla fine della guerra, c'erano ancora odi, vendette, armi, molte armi nelle case degli italiani. Successe che qualcuno sparò un colpo di pistola sulla porta di casa a Ruggero e Ruggero morì. La mamma Pina non si dava pace, non poteva capire, voleva sapere perché. Cercava risposte. Allora una zia che aveva un po' l'aria di essere un po' una maga propose di fare una seduta spiritica e provarono a farla. C'erano proprio gli stretti parenti, la mamma, il babbo, c'era Roberto, c'era Luciana e qualcun altro e questa zia. Avevano un tavolinetto a 3 gambe, questi leggeri che si usano nei salotti per appoggiarci le tazzine da tè. E incredibilmente il tavolino si sollevò su tutte e 3 le zampe, restò in aria per alcuni secondi e poi con quel sistema molto complicato e antiquato di Molto battere lento i numeri, anche. cominciarono a comunicare con qualcuno qualcosa che si rivelò in qualche modo essere il figlio Ruggero, perché diceva delle cose che solo lui poteva sapere. E le diceva a sua mamma, a suo padre, alla sua moglie, la giovane compagna che era lì, disse tra l'altro che aveva lasciato un'agenda e in quell'agenda c'era una frase non completa e spiegò come andava completata, cosa intendeva dire. La moglie che era lì, finita la seduta, andò a vedere, trovarono l'agenda, trovarono quella frase incompleta e corrispondeva a quello che lui diceva. Restarono tutti impressionati e con la voglia, un'immensa voglia, di rifare questa seduta. E difatti alcuni giorni dopo vollero rifarla, però pensarono che quel giovane ragazzo di 16 anni, Roberto, era meglio che non partecipasse a una cosa così. E quindi gli offrirono un bel biglietto per il cinema e Roberto andò al cinema. Ma quella volta non successe nulla, il tavolino non si alzò. E la famiglia perplessa e sbalordita cominciò a pensare che forse più che la zia, chi aveva qualche potere medianico, come si diceva allora, forse era quel ragazzo timido, introverso, quel Roberto Setti. E fu così. Quando rifecero la seduta con Roberto presente, tutto ricominciò e nei giorni seguenti, a poco, Roberto scoprì di avere un'altra dote medianica, di poter scrivere in modo automatico. Prendeva in mano una penna, la teneva ferma così sul palmo della mano e la penna partiva e scriveva da sola. Bastava tenerla in piedi e lei scriveva e la cosa incredibile è che la scrittura era grafologicamente quella di Ruggero e poi anche la scrittura di qualche parente defunto. Ben presto però ai 2 o 3 parenti defunti che portavano il loro saluto, parole gioiose, parole di affetto, si sostituirono delle entità, chiamiamole così, lasciatemi dire così, delle voci che dicevano: vorremmo continuare, se voi siete contenti, questo dialogo con noi. E i presenti, ben felici, scelsero di continuare. Roberto scelse tranquillamente di continuare, di mettersi a disposizione, anche se lui diceva: non è merito mio, non c'entro nulla, non so nulla di quello che sta succedendo. E queste entità prepararono quel piccolo gruppo dicendo:
questo nostro strumento, è così che chiamavano Roberto, a quanto pare loro lo conoscevano da molto tempo, forse da prima che lui nascesse, da un'altra dimensione. Questo nostro strumento, che ha accettato di collaborare con noi, intendiamo migliorarlo in modo che sia possibile davvero fare con voi uno scambio di parole, di domande, di risposte. Passarono alcuni mesi di esperimenti vari e finalmente, nell'ottobre del 1946, Roberto ebbe la sua prima seduta ad incorporazione. Si dice così per intendere che dentro di lui a un certo punto parlava un'altra voce, un'altra persona, con un'altra cultura, inimmaginabile per quel ragazzo di 16 anni che stava studiando per diventare geometra. E questa voce, questa guida, disse di chiamarsi Dali, un nome che non sapremo mai perché se l'è dato. Si davano dei nomi e non stavano a spiegarci il perché. Dali cominciò a parlare e quello fu l'inizio della medianità di Roberto. Roberto accettò da quel momento di essere lo strumento, in qualche modo il microfono, l'altoparlante, se volete, di queste voci che venivano, come devo dirvi, da un'altra dimensione, penso. Qualcuno dice dall'aldilà, e probabilmente io ritengo sia proprio così, perché non è successo una volta, due, tre. Questo è durato 37 anni, fino alla morte di Roberto Setti, che è accaduta il 29 febbraio 1984. In questi 37 anni, dimmi. Dicevo, è stato notato che Roberto è morto, aveva 54 anni, era giovane, era malato di sclerosi a placche da qualche anno e quindi è morto presto. È stato notato che è morto in un giorno che non è un giorno inventato, il 29 di febbraio. È stato notato che forse era giusto per un'anima come la sua, che era oltre a un grande medium, era anche una grande anima Roberto. Io l'ho conosciuto anche come amico, era la persona più piacevole, dolce, gentile, generosa che si possa immaginare. Questo non lo dico solo perché non c'è più, ma perché l'ho pensato fin dalla prima volta che lo bastava vederlo e parlargli due minuti per rendersi conto. Era un bellissimo uomo, alto, elegante, ma molto semplice, molto, molto buono, molto generoso. Posso dire fin d'ora, questo Renato l'avrai notato anche te negli ultimi tempi, io sono andata a vederlo, a incontrarlo spesso, ero da lui anche pochi giorni prima che morisse, non per una seduta ma per fargli compagnia, una domenica andai a Firenze e andai a trovare. E lui aveva questo problema grandissimo perché ormai era sulla sedia a rotelle e non c'era possibilità di guarigione, però lui trovava sempre la forza, il coraggio di confortare gli altri. C'era, le persone andavano da lui, gli raccontavano i loro guai e lui si dimenticava sempre dei suoi, non ne parlava mai e confortava gli altri col suo modo gentile, anche molto ironico sempre di fare. Penso che anche tu abbia dei ricordi di lui di questo tipo, di questa assolutamente amorevolezza che lui aveva, questa umiltà, una persona veramente che rappresentava, impersonava quello che le entità dicevano. Lui non lo sapeva cosa dicevano perché lui era in trance profondo, dormiva, poi ascoltava naturalmente dopo le registrazioni, però era proprio a mio giudizio, la personificazione degli insegnamenti che venivano dati, che sono profondissimi. Tu quando hai cominciato a frequentare il Cerchio Firenze, come sei entrato? Perché non era facilissimo entrare. Tutt'altro, era veramente difficile. Io sono entrato nel 1982, due anni prima che morisse Roberto, e ho avuto la fortuna, a quei tempi era una grande fortuna, di partecipare a 5-6 sedute. Dopodiché, siccome ero amico di tutti gli altri, anche quando è morto Roberto, noi abbiamo continuato per 40 anni a incontrarci, a riunirci, e io ho ascoltato le sedute registrate dei miei amici, loro presenti, che quindi mi
mi spiegavano cosa era accaduto, non solo la voce, ma anche che cosa era successo. Quindi in qualche modo ho assistito a un centinaio di sedute, nel senso che le ho ascoltate con i testimoni presenti. Noi abbiamo continuato a riunirci per amicizia, per affetto, ma anche per portare avanti una riflessione, perché non ve l'ho ancora detto, ma c'è un enorme contenuto filosofico, teologico, sapienziale in quello che loro hanno detto. Perché a parte gli inizi, i primi anni, poi si è capito che questa esperienza non era nata casualmente, l'avevano prevista evidentemente loro dall'altra dimensione e avevano preparato loro questo strumento particolarmente raffinato. È un parere comune che sia uno dei più grandi medium conosciuti, perché ha avuto contemporaneamente una serie di cose che normalmente non accadono in un solo medium. Ci sono medium che sono specializzati nel produrre dei fenomeni, ci sono medium che sono specializzati nel produrre delle voci, dei discorsi. Roberto aveva questo ed altro, un po' tutto. C'era una serie di fenomeni paranormali, ci sono stati in questi 37 anni, io ve li racconterò molto meglio in quei tre video che ho preparato, però questa sera voglio almeno darvi lo spunto, la voglia di andarli a vedere quei tre video, anche se abbiamo tempi molto più ristretti. Una delle cose più significative del Cerchio Firenze è che quasi a ogni seduta le entità producevano un apporto. La parola non vuol dire niente, apportare vuol dire portare lì qualcosa che prima non c'era. Quello che succedeva ve lo descrivo in due parole. Roberto, nel suo salotto di casa, in una via di Firenze che è ancora lì, che si chiama Via Doni, al numero 35, giusto perché non vi facciate l'idea di cose misteriose fatte di nascosto. Nel suo salottino si sedeva in poltrona, si assopiva, abbassavamo le luci e a un certo punto parlava con una voce che non era più la sua. E questa voce, dopo un po', veniva sostituita da un'altra voce ben precisa, cioè diversa, che a noi suonava come una persona del tutto diversa. E non erano solo voci maschili, erano anche voci femminili, anche se con una voce un tantino strana, perché evidentemente dovevano usare le corde vocali di un uomo, di Roberto Setti. E queste voci dicevano delle cose profonde, bellissime, sagge. Non erano sempre seriosi. Una delle voci che appariva, per esempio, era una bambina, una ragazzina, però lei ci ha detto che era morta a 6 anni a Vernio, sulle colline intorno a Firenze, e ci ha detto che voleva chiamarsi Lilli, perché il suo nome vero era Gertrude, ma non lo sopportava, e quindi da noi è sempre stata chiamata Lilli. Era spiritosa, allegra, una fiorentinaccia capace di dire battute, di fare scherzi. Pensate, una sera c'era nella sala un generale in pensione, il generale Alacevic, e qualcuno aveva portato 3 rose che la padrona di casa aveva messo in un vaso, e come capita, siccome il vaso era largo, ci aveva messo dentro 2 rotoli di carta igienica in modo che le rose stessero ferme. Durante la seduta Lilli, non si sa come, ha estratto i rotoli di carta igienica e ha avvolto il generale con la carta igienica, per dirvi che tipo di personalità era questa bambina. A noi piaceva moltissimo. Ti posso raccontare il mio impatto con Lilli? Allora, sì, la prima volta, io andai la prima volta nel 79 da Roberto. E non sapevo niente, sapevo grosso modo quello che succedeva, ma insomma fu tutta una grande sorpresa. E quindi queste entità con le voci diverse di cui tu hai parlato, se ne susseguirono 5 o 6, e io di Lilli non sapevo niente quella volta. A un certo punto si sente questa vocetta di bambina, non solo, e tutti contenti, il pubblico, i presenti che la conosceva, ciao Lilli, perché era una frequentatrice abituale del cerchio. E a un certo punto Roberto, incorporando Lilli,
Roberto era alto 1,85 m, quasi 1,90 m, era un uomo altissimo. Comincia al buio, notiamo che lui si muove tra di noi e andava dalle persone facendo degli scherzetti, per esempio tirava via gli occhiali a uno, glieli rimetteva, però non gliel'ha mai messi nelle stanghette, negli occhi, tirava i capelli, faceva queste cose. A un certo punto viene vicino a me, che ero lì per la prima volta, mi mette le mani sulle guance così e mi dice: tu c'hai una bambina birichina come me. E infatti io ho una figlia che all'epoca era una ragazzina. La cosa che mi stupì, sapevo benissimo che era Roberto che si muoveva, la cosa che mi stupì era che io sentii sulle guance due manine di bimba. Io avevo dei bambini, so bene che come sono le mani morbide dei bambini, certamente non come quelle di Roberto, per cui rimase fortemente stupita di questa cosa. E a fine seduta, quando Roberto si svegliò, io andai a parlare con lui. E fra l'altro in quell'occasione ci fu anche un apporto per me di cui poi parleremo, e dissi a Roberto: ma sì, Roberto, ma fammi vedere che mani hai, perché ho sentito due manine di bimba. Lui mi fece vedere le mani, erano due mani appropriate per un uomo alto come era lui, e lui mi disse: guarda, me l'hanno detto anche a lui, tutto tranquillo così. Me l'hanno detto anche altri, sai, che quando viene Lilli ho le mani piccolissime, quindi sento ancora sul viso queste manine di bimba che in quel momento mi portava Roberto, perché era lui ovviamente che si muoveva nel buio tra tutte le persone. Allora, quando andai io le prime volte, le sedute avvenivano a Ceppeto, in casa della sorella, nella villa su nella collina fuori Firenze. Dopo, quando Roberto si cominciò a non star bene, quindi nell'82, quando ha cominciato ad andare te, si trovavano giù a casa di Roberto per non farlo spostare. Ma quando l'ho conosciuto nel 79 ancora camminava. Quindi tante entità e tanti apporti, ecco. Lo racconti tu come avvenivano gli apporti? Sì, con piacere. Allora, a ogni seduta la guida fisica, perché dovete sapere che la guida del cerchio, l'abbiamo capito fin dall'inizio, era Dali. L'abbiamo capito perché ad ogni incontro era lui che iniziava, salutava i presenti, indicava più o meno chi avrebbe parlato e poi si ritirava e venivano varie entità, 5, 6, 7 entità, tra cui spesso, o almeno una volta ogni tanto, qualcuno dei parenti di chi era presente. Quindi era un momento di emozione grandissima. Una mamma che io conosco bene ha potuto incontrare, direi così, permettetemi di dire così, la figlia Paola morta a 18 anni perché investita da un motorino. Si sono incontrate e praticamente non abbiamo una sola parola chiara, si sentono nella registrazione gemiti, piccoli urli angosciati, due persone che si abbracciano, si stringono e parlano in modo confuso ed emozionato. Ma abbiamo anche incontrato in modo molto più comprensibile e sereno due miei amici, fratello e sorella, hanno parlato con il loro babbo che era morto 10 anni prima, e in quei momenti, vi assicuro, la commozione era grandissima. Inoltre, quasi sempre, quasi a ogni seduta, veniva creato un apporto. Cioè, le mani del medium iniziavano come ad avere una luminosità, dopodiché il medium le lavorava delicatamente, lentamente, e produceva qualcosa come una pasta che a poco prendeva forma, e questa cosa la faceva un'entità precisa, Michelle. Di Michelle non sappiamo molto, perché non parlava mai di sé, spiegava quello che stava facendo e diceva: ecco, vedete, noi smaterializziamo un oggetto che si trova lontano da qui in un altro posto e poi io lo rimaterializzo qui tra le mani del medium. Ma anche quando si toglie la materia rimane una specie di intelaiatura, per cui io posso ritrovare questa intelaiatura, rimettere la materia su questo oggetto e consegnarlo a voi rifatto. E quindi questa la chiamavano apporto, perché veniva preso da qualche parte, smaterializzato e portato lì. Ed erano oggetti importanti,
erano un anello, magari d'argento, d'oro. Ho visto io e ve lo mostrerò, ve ne mostrerò una decina questa sera, nel mio video ce n'è molti, molti di più. Uno ce lo mostrerà Paola e così potrete vederlo dal vivo, ed è un reliquario che è giunto a lei. Erano oggetti di valore simbolico e a volte anche di valore intrinseco. Pensate, simbolico. Una sera a un ragazzo, è stato donato un bottone da cappotto militare, e gli è stato detto: il tuo nonno te lo manda come suo ricordo. Un'altra sera, una cosa simile ma di un'altra entità, è stato regalato a un figlio presente un oggetto che era uno di quegli orologi a cipolla che si usavano una volta con la catenella, si tenevano nel taschino, e anche qui è stato detto: il tuo nonno lo aveva nel suo pastrano durante la guerra del 15-18 e ora lo manda a te perché vuole che sia tu a tenerlo. Un'altra sera un marito ha mandato alla moglie un anello. Un'altra sera il marito defunto ha mandato a una professoressa che io conoscevo, molto anziana, si chiamava Fiore di cognome, una barretta d'oro con 3 smeraldi verdi, e la signora Anna Fiore aveva al dito un anello regalatole dal marito prima di morire con l'oro e 3 piccoli smeraldi verdi, quasi a dire pandan. E la guida Michelle ha detto: te la manda tuo marito e ti abbraccia con tanto affetto. Questi apporti erano una costante, qualcosa di non comprensibile a noi, ma loro ci dicevano: stiamo usando ancora le vostre leggi fisiche, semplicemente sono leggi che ancora voi non conoscete. E naturalmente non ci hanno spiegato come si fa, perché potete immaginare quanti usi perversi e furbi e astuti potremmo fare noi se conoscessimo queste leggi. Quando tu vuoi, Paola, sono pronto a far vedere uno spezzone del mio video dove si illustrano. Però forse prima è giusto che tu ci mostri il tuo. Facciamo il primo? Va bene. Allora, la prima volta che io andai a Firenze ebbi la gioia di ricevere questo oggetto. Eccolo qua, che è piuttosto grande, è un reliquiario d'argento con delle pietre colorate. All'interno qua c'è un pezzettino di stoffa azzurra con una scritta Ex Velo Virginis Maria, cioè dal velo della Vergine Maria. È un classico reliquiario, è un oggetto del Settecento. Dietro c'è il sigillo di ceralacca del vescovo. Io lo feci vedere all'epoca al mio parroco e lui lo esaminò, era un esperto di queste cose, e mi disse che era un sigillo autentico. Ecco, questo oggetto fu materializzato per me, devo toccarlo solo io, non devo farlo toccare a nessuno, lo considero un grande portafortuna, e fu materializzato per me durante la seduta, alla maniera che ha detto Renato. Allora, io ero proprio vicino al medium e le sue mani, appunto, nel buio cominciavano a illuminarsi di una luce grigio-azzurra e si vedevano come delle sorte di, come un fumo di sigaretta che si alzava dalle mani, e all'interno di queste mani, lui le muoveva un po', si cominciava a vedere formarsi qualche cosa, cioè un oggetto che lì per lì non si capiva cosa fosse, che prima era semitrasparente, poi rimanendo ancora tra le sue mani qualche secondo, diventava più solido, e alla fine uno dei presenti veniva chiamato, quello a cui era destinato, e l'oggetto gli veniva messo tra le mani. A me fu messo tra le mani questo oggetto, così, tra le mani, luminosissimo, era molto luminoso, e rimase luminoso, questa è la cosa che mi colpì particolarmente, rimase luminoso dentro le mie mani, si vedeva la luminosità nel buio attraverso le dita, e io sentivo che questo oggetto si muoveva, non era fermo. Infatti mi fu spiegato poi che la materializzazione si completava nelle mani della persona alla quale era destinato. Infatti, vedete, questo ha tutti questi fregi, e io avevo come l'impressione di avere tra le mani un uccellino, una farfalla, qualche cosa che si muovesse delicatamente.
Poi piano piano, nel giro di qualche minuto, la luminosità si è spenta, l'oggetto ha smesso di muoversi e ho tenuto le mani chiuse fino alla fine della seduta e solo quando si è accesa la luce ho visto di cosa si trattava. In altre occasioni, Roberto mi chiese, siccome dovevo scrivere degli articoli su di lui, mi chiese di andare vicino a lui e di controllare da vicino la materializzazione. Quindi io mi misi in ginocchio davanti a lui, io ero seduto, mi misi lì e lui, quando cominciò la materializzazione, lui mi disse allunga le mani e mi mise tra le mani questo oggetto che inizialmente non capivo neanche che forma avesse, era come avere tra le mani della cera. Poi mi disse l'entità, cioè Michel, restituiscilo, io lo diedi di nuovo, lo misi di nuovo nelle mani di Roberto, che lo manipolò ancora qualche secondo, poi me lo restituì ancora, la seconda volta sembrava plastica, quindi già più solido, sempre trasparente, e finalmente dopo altre manipolazioni, tra le mani però sempre aperte davanti a me, perché io lo vedevo benissimo, divenne un oggetto di metallo, che poi fu chiamato una delle persone presenti, mi fu messo tra le mani e risultò essere una medaglia d'argento. E vi assicuro che assistere a questo processo, che ho potuto vedere due volte, mi fece fare questa cosa, appunto perché dovevo scriverne e voleva lui essere, darmi una prova, ecco, che questa materializzazione avveniva a gradi molto lentamente, infatti si parlava appunto di materializzazioni lente, che è un fenomeno unico quello che succedeva a lui, e l'apporto può essere anche una cosa che ti piove dall'alto già fatto, invece nel suo caso si formava lentamente e il processo è quello che raccontava Renato prima. Mi ricordo che quella volta chiedemmo all'entità, forse lo chiesi io stessa, ma dove li prendete tutti questi oggetti? Perché negli anni a centinaia ne ha formati, pensate 37 anni e ogni volta c'era un oggetto che si formava. Tra l'altro Roberto non era ricco, erano spesso oggetti preziosi, quindi e gli ultimi anni aggiungo che era in sedia a rotelle, come avrebbe potuto procurarsi tutte queste cose? E allora l'entità rispose, sono oggetti perduti o dimenticati, non diamo danno a nessuno. Cioè non è che li portavano via dalle cassaforti. Oggetti perduti, come lo sono sempre ricordato, oggetti perduti o dimenticati, non diamo danno a nessuno. Questi oggetti sono spessissimo, come poi adesso vedremo, legati alla persona a cui erano destinati, oppure a vicende particolari della vita. Quindi adesso, se il nostro regista ci fa vedere il video, vediamo gli apporti e Renato ce li racconterà via via che significato hanno avuto e di cosa si tratta. Questa chiave ha una storia molto interessante, una vecchia chiave arrugginita l'ha regalata al cerchio un certo Daniel Douglas Home. Io ovviamente vi riferisco le notizie che ho letto sulle enciclopedie, è un medium inglese dell'Ottocento, è venuto una sera, ha detto che anche lui era un medium, ha detto però non avevo i poteri che ha il vostro medium, avrei voluto anch'io dire cose così belle, ma io potevo solo produrre qualche fenomeno, non potevo fare i discorsi che il vostro medium riceve dalle entità. Voglio portarvi un oggetto che mi ha portato fortuna e lo prendo nella mia tomba a Parigi, nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés, e ha donato questa vecchia chiave arrugginita. Ha detto che lui era venuto anche a Firenze ed aveva vissuto un periodo a Firenze e quindi viveva a Firenze, e che una sera, tornando a casa, era scuro, era notte, un bandito lo ha aggredito con un pugnale, lo ha colpito al petto, ma lui qui nel taschino teneva questa chiave e questa chiave gli ha salvato la vita, per cui l'ha presa dalla sua tomba e ce l'ha regalata. Questa spilla appartiene a una cara amica, una dottoressa di Firenze, Carmen Zammarano, che anche lei è andata al di là del velo, a casa. Questo frammento di pergamena antica è stato donato a Franca Odisio. Lei non lo sa il perché, ma lo tiene molto caro. Evidentemente ha a che fare con qualche sua vita precedente. Questa è una catenina d'argento donata a Rosita, che non c'è più.
era la moglie di quel giornalista della RAI, Pietro Cimatti. Quest'anello l'ho fotografato io, sono andato a casa di una signora che si chiamava Giuliana, si chiama Giuliana Matteini, e ha ricevuto questo anello e Michelle le ha detto: te lo manda il tuo marito. Suo marito morto, quella sera le ha mandato questo anello in filigrana d'argento. Questa foto l'ho fatta io direttamente a casa di Giuliana. E questo è un fischietto che non ha nessun valore, ma una sera la Lilly, quella bambina che è sempre giocosa, ha voluto anche lei fare un apporto e ha detto che lo aveva preso a casa della signora Cipriani e portato lì. E in effetti la signora Cipriani ha poi scoperto che a casa non c'era più e che era stato portato in seduta, non si sa come, dalla Lilly. Un fischietto banale. Ora voglio mostrarvi un'ultima cosa, che non è un vero apporto, ma che vi interesserà. Allora, quello che vi mostro ora non è un apporto, non lo è affatto, però è qualcosa di impressionante e di strabiliante, come dovrete ammettere anche voi. Come vedete è un quadro che forse anche a voi ricorda qualcuno, un bambino che sbuccia una mela. Insomma, diciamolo, ricorda Caravaggio. Cos'è successo? È successo che una sera, e posso dirvi anche la data, nel 1974, una sera di maggio, si manifestò un'entità che si esprimeva in un italiano arcaico, con termini non più ricorrenti. E disse così, disse che lui era un pittore e disse, era stato un pittore, e disse: ai miei tempi difficile assai era cangiare il mondo, la famiglia, il modo di vivere di ciascheduno, e tanti lustri solean passare pria che qualcosa mutata fosse. Io amava il nuovo ed a mio rischio lo abbracciai. Il dono della pittura che Dio fatto m'avea mi fu di gran sostegno, che il mio nuovo abbracciato fu da altri. Fui innovatore, direste ora, ma quante delle cose che io avrei voluto cangiare sono oggi cenere, e le mie stesse che credeva eterne più nulla sono. Talvolta, quando nuovamente la carne ci attira per prenderci nella sua ruota e richiamarci al mondo, la curiosità t'affanna, curiosità di vedere ciò che lasciasti, e m'è stato spiegato che questo è il primo atto che ti richiama a una nuova vita. Ecco, io fui richiamato dalla curiosità di vedere se le mie opere del nuovo erano viventi, ed una sconosciuta ma mia ne vidi qui in Fiorenza, e sei in una stanza di una dimora sotto ad un tetto, in una casa piena di mobili e masserizie. Una vecchia signora abita colà. Leggo un nome: Piazza De Ciompi. Pittore fui, ed il mio nome, se ancora qualcosa a voi dice, fu Michelangelo Merisi da Caravaggio. Forse sarebbe giusto che io continui e vi spieghi come è andata a finire questa piccola cosa. Sarà meglio, ce lo devi raccontare. Io lo so, sì. Però non tutti i nostri ascoltatori lo sapranno. I nostri amici ovviamente erano molto incuriositi, avrebbero voluto sapere dov'era questa signora che conservava un quadro del Caravaggio. E naturalmente all'entità Michel nessuno osava chiedere questo, però alla Lilly sì. E allora quando venne la Lilly, i due amici, Loreno e Anna, marito e moglie, gli chiesero: ma aiutaci un po' a capire dove abita questa signora. E la Lilly disse: sì, in Piazza dei Ciompi, proprio sopra il Partito Comunista, c'era lì una sezione del PC. Lei è una signora con due occhiali, con due lenti spesse come due culi di bicchiere,
e abita in cima sotto il tetto. Allora i miei due amici si sono messi d'accordo, sono andati lì, hanno fatto finta di essere degli intenditori d'arte. Questa anziana signora ha aperto con un po' di esitazione, con un po' di paura, e poi si sono fatti in qualche modo conoscere, sono stati gentili. La signora ha detto: vedete, quello è della scuola del Caravaggio, e c'ho anche altri bei quadri qui, e li ha mostrati. I nostri amici gli hanno chiesto il permesso di fotografarlo e poi sono ritornati a casa interessatissimi e sbalorditi anche da questa, come chiamarla, insomma, una rivelazione. Pensate che valore potrebbe avere un quadro del genere. Ma la Lilli disse: non dovete fare nulla, tantomeno sognarvi di comprarlo e di rivenderlo. Nessuno ha fatto nulla, abbiamo solo saputo che anni dopo la signora è morta, è stato messo all'asta e pare sia ora in possesso di un barbiere che abita dalle parti di Siena, che pare lo tenga nel suo negozio di barbiere, l'ha pagato 2000, l'equivalente di 2000 euro. E dice: è della scuola, Caravaggio non è molto, se sì. Davvero un Caravaggio non è un granché. Ma presso Roberto, presso il cerchio di cose di questo tipo ne sono accadute tante. Cioè, mi ricordo per esempio i fenomeni di identificazione, che anche tu, Renato, ne conoscerai tanti. Si presentavano entità che nessuno conosceva, davano dei dati anagrafici e poi attraverso, scrivendo ai sindaci, scrivendo nei paesi, riuscivano a identificare. Mi ricordo il caso per esempio di una bambina che venne e dicendo che era morta, una bambina che era vissuta in un paesino un secolo passato, non un secolo passato, un po' di anni prima, ma insomma i suoi c'erano ancora, che si chiamava Donata, ricordo, non ricordo il cognome, e disse che era morta per il calcio di un mulo che gli aveva tirato questo calcio, e voleva rassicurare la sua mamma, i parenti, eccetera. Naturalmente di questa bambina, tu ricordi in che paese viveva? Io in questo momento non lo ricordo, ma insomma un piccolo paese della Toscana. E allora, scrivendo al sindaco di questo paese, il sindaco rispose che sì, in effetti, tipo 20 anni prima, nel paese era vissuta questa bambina, questa Donata, di cui si era fatto anche il cognome, che purtroppo adesso non ricordo, e che era morta proprio così, per il calcio di un mulo. E quindi di avvertire la mamma, ma di casi di questo genere ce ne sono stati tantissimi. Questi sono i casi, tra i casi più probanti, perché se si presenta una cosiddetta entità che dà notizie che nessuno conosce, di persone vissute in altro tempo, in altre città, nessuno, e solo in questo modo, scrivendo all'anagrafe, ai sindaci dei paesi, si riesce ad avere notizie, diciamo che insomma è una prova piuttosto forte di che abbiamo. Ecco, presso Roberto succedeva un po' di tutto. Mi piacerebbe adesso che tu facessi sentire la voce di Roberto, perché io ho detto prima che Roberto era una persona speciale, ne ho già un po' parlato, era un uomo mite, un uomo buono, gentile, che sopportò con grande coraggio la sua malattia, che sapeva inguaribile, perché era una specie di SLA che lui ha avuto, scleroi a placche, e lo portò in età giovane, perché quando morì aveva 54 anni, lo portò in età giovane, in poco tempo, in sedia a rotelle. Infatti le ultime volte che l'ho visto era in sedia a rotelle, però era, come dicevo, era sempre sereno. Io credo che quello che arrivava attraverso di lui lo rendesse tale, ecco. E quindi morì poi lui improvvisamente di notte. Io l'avevo visto pochi giorni prima, non stava peggio del solito, avevamo parlato. E poi mi arrivò la notizia 4-5 giorni prima che era morto nel sonno, e qualcuno disse: sono venuti loro a prenderlo, perché se fosse vissuto, questo me lo disse un chirurgo, un amico chirurgo che era presente, che lo visitava, se fosse vissuto avrebbe avuto molto da soffrire, perché questa paralisi che l'aveva preso alle gambe stava salendo e già cominciava a avere qualche difficoltà nella respirazione. Quindi se fosse vissuto, mi dissero, avrebbe avuto da soffrire, e invece se lo sono portati via nel sonno, e quindi se ne andò così. Quindi molta malinconia, ma pensando a quello che avrebbe potuto soffrire, in fondo non c'era altro rimedio. Quindi
tu hai questa bellissima intervista, una delle ultime che lui ha fatto. Lui del resto ne fece poche perché era molto schivo. So che avete selezionato qualche minuto, quindi sì, sì. Andiamo allora, facciamo sentire. Sì, è un'intervista. In che condizioni è fatta l'intervista? Allora, è un giovane giornalista, era a quei tempi un giovane giornalista di una radio di Milano, MEC 5, Radio 5, che aveva scoperto il cerchio, riceveva da Luciana, da Firenze, lui abitava a Milano, alcune cassette con le registrazioni e le metteva di notte nella sua radio facendole passare per gli ascoltatori notturni. E ovviamente la gente faceva un mucchio di domande e quindi lui veniva spesso a Firenze a salutare Luciana, Roberto. Una volta si è fatto coraggio e ha chiesto a Roberto: facciamo un'intervista, Roberto, ho qui il microfono, lascia che ti faccia qualche domanda per i miei ascoltatori che mi chiedono ma chi è, chi sono. Roberto era molto schivo, difatti nella sua vita ha fatto due sole interviste. Una, la prima, è questa, e l'altra a un altro giornalista della RAI, di cui parleremo magari un'altra volta. Nei miei video l'intervista c'è tutta e potete sentirla, come anche gli apporti, potrete vederne molti, molti altri. Ma qui devo farvi sentire un piccolo brano perché abbiamo così poco tempo. Ve la faccio sentire e credo valga più di una presentazione di che tipo era Roberto. Lo capirete da voi. Ultima domanda, Roberto. Il secondo video. Perché questo dono, Roberto? Perché è stata scelta la tua persona? Te lo sei mai chiesto? Senti, me lo sono chiesto tante volte. Veramente io non mi riconosco nessun merito particolare, assolutamente, proprio. Veramente, proprio, non per falsa modestia, ma veramente proprio... sono un uomo qualunque. Ecco, semmai l'unica cosa che mi riconosco e che penso abbia una certa importanza è il fatto che io non, come ti dicevo prima, non voglio assolutamente farmi bello con queste cose, né trarre nessun utile, nessun guadagno, ma neanche di fama, capito? Proprio, vedi, non voglio che il mio nome si sappia, non voglio apparire anche questa, come si dice, intervista di oggi, l'ho fatta perché... voglio bene a te, Giancarlo, a tutti i tuoi ascoltatori, però tu sai che non voglio che si dica nemmeno il mio nome perché proprio io non c'entro nulla in questa cosa. Ecco, allora forse penso che magari un'altra al posto mio, essendo al centro di tutti questi fenomeni, soprattutto di questi riconoscimenti da parte di persone che scrivono, non sanno neppure a chi scrivono, ringraziando, eccetera, eccetera, forse si sarebbe inorgoglito, chissà, sarebbe salito in cattedra, sarebbe impazzito. Ecco, io questo me lo riconosco, io sono lo stesso Roberto di allora, insomma, proprio, non proprio anche quando mi raccontano che, non so, hanno parlato del cerchio all'estero, sono contento per i maestri, ma guarda, sinceramente Giancarlo, è come parlassero di un'altra persona, proprio assolutamente è una cosa che non mi riguarda personalmente, non mi tocca, non mi dà quell'accarezzamento dell'ambizione che penso un altro forse potrebbe avere. E hai già risposto proprio che io penso che la tua persona è stata scelta proprio per questo. Vorrei dire una cosa io prima di chiudere. Forse magari, sai, così dal di fuori le persone che seguono questi esperimenti, questi fenomeni, tutte queste belle cose meravigliose, si ha l'idea che in qualche maniera privilegiato, no? Che insomma sia un favorito, uno che, non so, è coccolato dai maestri, eccetera, eccetera. E allora vorrei subito dire che no, non è così. Guarda, loro sono estremamente imparziali. Vogliono bene a me come vogliono bene a tutti gli altri. L'hanno sempre ripetuto. A quelli che sono vicini, a quelli che magari invece non vengono mai alle sedute, eccetera, eccetera. Questo loro l'hanno ripetuto fino alla noia, no? E una prova di questa è che tu sai che io da circa 4 anni ho insomma una malattia, una malattia che mi dà molta angoscia. Ecco, eppure guarda, io non ho mai saputo niente della mia malattia, da loro. E ti dico, Giancarlo, che è giusto che sia così, perché non sarebbe giusto che io potessi avere delle assicurazioni, potessi avere, capito, qualcosa di particolare per cui
non dovessi soffrire come tanti altri soffrono. Ti dico è giusto. Ecco. Allora se c'è qualcuno fra gli ascoltatori che soffre e che magari pensa di essere più antipatico ai maestri perché non c'è nessuno che lo consola, eccetera, eccetera, sappia che anch'io che sono così vicino, invece non sono consolato. E questo perché proprio come loro sempre dicono, ci ripetono le parole di San Francesco d'Assisi, no? Che diceva, Signore, aiutami a cambiare le cose che possono essere cambiate e a sopportare quelle che non possono essere cambiate. E così si vede, ci sono delle cose che loro dicono sempre per il nostro bene, non possono essere cambiate e che noi dobbiamo vivere da noi con la nostra forza, le nostre risorse. Ecco, per il nostro bene. E allora, se c'è qualcuno che è in queste condizioni, pensi che anch'io un po' in fondo lo sono. Grazie Roberto, non aggiungo niente, grazie. Ti ringrazio da parte di tutti i nostri amici della notte. Ciao Roberto. Qua ci sono dei commenti molto commossi di varie persone. Io quando sento la sua voce mi rammarico di non averlo conosciuto, un'emozione grandissima. Un altro mi dice: Mamma mia, amore del mio cuore, forse l'ha conosciuto questa signora, Linda, Linda Lilli. Ci sono tanti commenti proprio dicendo: questa signora Anna dice: Roberto era molto bello, io c'ero alla sua ultima, disse alla mia amica Paola di salutarlo, perché non vedremo più dopo di lui una cosa di questo genere. Mi dissero che Roberto non c'era più, amavo la dolcezza e il suo sorriso. Proprio così, era dolce e sorridente. Pensa, questa è una cosa che non l'ho mai scritta, forse raccontata anche molto raramente. Quando andai, io dicevo sempre a Roberto: perché non cerchiamo di filmare la materializzazione lenta di questi oggetti? Perché c'era. E lui diceva: ma è molto difficile. Però poi c'era suo cugino Corrado, che viveva con lui, che era un attore di Radio Firenze, tu l'avrai certamente conosciuto. E quindi a un certo Certo. punto, siccome io insistevo con l'idea di filmare, lui disse: cercheremo, chiedo ai tecnici di Radio Firenze se si trova qualche cosa. E io quando andai l'ultima volta, l'ho ricordato prima, quando andai l'ultima volta a salutare Roberto, che una domenica pomeriggio. Ero nata a Firenze con mio marito che aveva da fare e io andai a trovarlo, mio marito andò a fare le cose sue. E quando suonai la porta mi venne incontro Roberto nella sua sedia a rotelle e mi disse: guarda Paola, che abbiamo fatto come ci hai detto, ci siamo procurati una macchina, una cinepresa a infrarossi, a raggi infrarossi per poter filmare al buio. L'abbiamo lì impacchettata e mi fece vedere per terra che c'era questo pacchetto con dentro c'era questa macchina che Corrado aveva chiesto ai tecnici di Radio Firenze che cosa comprare, l'avevano comprata. E dice: la prossima seduta la sperimenteremo. Ecco, dopo pochi giorni Roberto è mancato, come ho detto prima, nel sonno. Io mi sono, oltre che di aver perso lui, mi sono rammaricai anche di questo, dico che poteva essere un'occasione. Però poi dopo ho ripensato, perché un filmato, un video di questa materializzazione avrebbe convinto noi, avrebbe fatto piacere a noi che avevamo assistito e che sapevamo come tutto fosse autentico. Ma uno scettico, con tutti i trucchi che si possono fare nel cinema, probabilmente non si sarebbe convinto per niente. Quindi, niente, ricordo questa buona volontà di Roberto di ottenere il filmato, ma si vede che non era destino che fosse così, indubbiamente. Paola. Abbiamo parlato delle entità, perché adesso una piccola cosa, poi parliamo delle entità. Non succedevano solo queste cose al Cerchio Firenze, succedevano tantissime altre cose, di fenomeni di identificazione. C'erano delle piogge, a volte piogge di foglie d'ulivo, di petali di fiori. Mi ricordo, questo io non ho assistito, ma ho sentito raccontare, per esempio, una volta piovvero dal cielo, ma tanti mi dissero che il pavimento della sala era pieno. Questo avveniva a Ceppeto, quando si facevano le sedute a casa della sorella, su in montagna, c'era un grande giardino, alberi intorno, e piovvero nella stanza, era vicino Pasqua, tante foglie d'olivo bagnate perché fuori pioveva, e anche petali di fiori, quindi è successo anche.
di cose di questo tipo. In più, tutti questi messaggi straordinari, che adesso ti faccio una domanda che io mi sono posta, al quale ho anche dato delle risposte. Cioè, Roberto era cattolico fervente, devoto, faceva la comunione tutte le domeniche, eppure, almeno io so questo, e questo mi hanno detto, nelle sue sedute, come poi è successo anche ad altri medium, si parla di reincarnazione. Si parla di reincarnazione, cioè le entità parlavano di reincarnazione come di una necessità. Quindi c'è un po' di discrepanza tra quello che credeva Roberto e quello che veniva detto attraverso di lui. Allora, purtroppo devi dirmi prima quanto tempo abbiamo ancora, perché io avrei mille altre cose da dire. Sì, Dammi abbiamo un'idea. ancora 20 minuti, diciamo, eh? Allora, credo non sia importante. Roberto, intanto la famiglia di Roberto non era una famiglia bigotta, eh? Negli anni No, non ho voluto dire 40-50 erano. bigotta, no, no. No, interessante perché erano socialisti, a quei tempi non era male. Non erano i soliti bigotti cattolici, democristiani, erano socialisti. È vero che Roberto andava spesso a fare la comunione, ma lo ha fatto prima e dopo, diciamo, l'incontro del cerchio. Ora è evidente che nella sua maturità lui era convinto, totalmente convinto della visione dei maestri. Quindi, e questo è interessante, non trovava alcuna incoerenza tra il suo andare a fare la comunione, perché non è vero che andava a messa, amava andare in chiesa da solo e fare la comunione. Non trovava incoerenze tra questo e io sono d'accordo con lui. Si può essere di varie religioni e trovarsi pienamente d'accordo con i maestri del cerchio, perché i maestri del cerchio non hanno sposato alcuna religione, prendono il nocciolo delle grandi religioni, quelle più importanti. Ma nessuna delle loro strutture culturali non hanno bisogno di chiedere a noi alcun tipo di devozionismo, di pratica. Per loro l'importante è la sincerità, guardarsi dentro, il conosci te stesso. E qui sento il bisogno, perché finora abbiamo parlato di cose del tutto irrilevanti del Cerchio Firenze. Questa è solo la cornice. Non è per questo che io lo considero la cosa più grande, più importante che ho incontrato nella vita. È la loro visione filosofica, la risposta che danno a domande fondamentali come chi siamo, da dove veniamo, cosa c'è di là, cos'è la morte, chi è Dio, come funziona. Questo mi ha convinto. Allora lascia che lo riassuma facendo uno sforzo enorme di sintesi. Quello che dicono queste guide, questi maestri, è questo. Non siamo qui per caso, siamo qui perché l'abbiamo voluto ed accettato. Noi non siamo dei semplici corpi che nascono e poi muoiono. Noi siamo degli spiriti che hanno preso in prestito un corpo provvisoriamente per fare delle esperienze sulla Terra. La Terra è un campo scuola, è una palestra, è una scuola. E come nelle scuole ci sono varie classi. Oggi siamo in una classe, in una prossima vita saremo in una classe superiore e vedremo altri che sono in una classe inferiore. Ma tutti stiamo facendo lo stesso analogo percorso. E ovviamente ci fanno capire che questa vita è importante, molto importante. Pensate, François, una delle entità, è vissuto l'ultima volta ai tempi della Rivoluzione francese. Caravaggio ci dice che lui non si era più reincarnato da allora, 500 anni fa. L'altra entità di cui conosciamo la storia, Alan, era un soldato inglese dell'Ottocento e anche lui non si è ancora reincarnato. Questo ci dice che fare una vita è una cosa importante, rara e preziosa. Oserei dire, ma credo di non sbagliarmi, che dall'aldilà molti ci invidiano, perché per loro venire sulla Terra vuol dire crescere nell'evoluzione, cioè diventare finalmente più spirituali, più saggi, più maturi, più adulti evolutivamente. Ecco perché la vita è molto importante. Uno degli esempi che io vi farò ascoltare, se ascolterete i miei tre video, è un ragazzo di 26 anni, Sandro,
che è venuto e ha parlato 10 minuti con noi, ci ha raccontato perché era morto, a 26 anni, stava per sposarsi, era fidanzato, era fortissimo, lo chiamavano i suoi amici Vitello, aveva una ragazza. Ebbene, questo ragazzo che viaggiava su una macchina con altri quattro da Firenze a Siena è stato investito ed è morto solo lui. Un'ambulanza dall'altra parte ha sbandato, lo ha colpito la macchina ed è morto solo lui. È venuto e ci ha spiegato perché. Ci ha detto: ho dovuto sperimentare che la vita è una cosa importante, perché in una vita precedente mi ero suicidato. E per dei motivi banali, per dei motivi, vi assicuro, per cui non dovevo suicidarmi. E per questo in questa vita ha dovuto lasciare la vita a 26 anni per imparare, per capire quanto importante è la vita. Ovviamente io non posso ora dirvi tutto di loro, ma vi assicuro che posso dire questo, per me che ho studiato filosofia, teologia e psicologia. Questa è la visione più completa, più coerente, più credibile che io ho incontrato in tutti questi anni di studio. Se ne troverò un'altra, la sposerò, ma per ora questa è la risposta più profonda che ho trovato alle grandi domande: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. E mi fermo qui perché spero vorrete andare ad ascoltare i miei video che vi danno un'idea un po' più completa. Ci tengo solo perché non abbiate un'idea troppo unilaterale. Il cerchio non era solo la piccola Lilli, che pure era una meravigliosa creatura. Il cerchio era il maestro Dalí, il maestro Kempis, il maestro, tanti altri maestri, Teresa di Lisieux. Non posso dirvi tutto. Non posso dirvi tutto ora, ma ci tengo, Paola, se abbiamo poco tempo, che noi ascoltiamo una di queste voci, almeno una, Sì, ed è il maestro Dalí. ascoltiamo la voce di Da. È un po' Volevo lunga? dire, Sì. volevo, sì, ma abbiamo il tempo di farla sentire e poi di dire ancora una cosa. Volevo, a proposito di questi maestri, volevo dire che sono sempre stati gli stessi, da quando Roberto era un ragazzo, come tu hai raccontato, che ha cominciato con la sua medianità, a quando è morto a 54 anni, quindi per 37 anni. E queste entità sono rimaste fondamentalmente le stesse, identiche a se stesse in tutti questi anni, con una conseguenzialità di insegnamento straordinario, quindi di volta in volta la singola entità riprendeva il discorso da dove l'aveva lasciato la volta prima e con la stessa voce, lo stesso timbro di voce. È stato tutto registrato, per cui tutto questo materiale è a disposizione. Con lo stesso timbro di voce continuava il suo discorso, conseguente anche dal punto di vista ovviamente dei contenuti. Quindi è molto straordinario anche questo, un tempo così lungo, cominciando da quando un ragazzo aveva 17 anni fino a quando è mancato a 54 anni, con le stesse voci, gli stessi contenuti come qualità, come tenore, come tema, come argomento, come spiritualità e profondità di contenuti. Ora sentiamo Dalí, vero? Che è questo straccio che hai Sì, scelto. Dalí, la dai. prima entità che si è manifestata, la guida, praticamente la guida del gruppo, che apriva e chiudeva le sedute e con questa voce calma, tranquilla, dava degli insegnamenti preziosissimi. Ci sono aggiunte. Il mio saluto e la mia benedizione a voi, o figli. Questa sera, cari, vengo qua fra voi non solo per coloro che sono presenti, ma più di sempre per tutti, tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono e che ripongono in noi le loro speranze. Da pochi giorni sono trascorsi 37 anni, dall'epoca in cui per la prima volta ci servimmo di questo strumento per parlarvi, per entrare in contatto con voi. E a questo punto forse umanamente si farebbe un consuntivo,
o perlomeno un bilancio della situazione. Ma troppo tempo richiederebbe questo. E forse non riusciremmo mai a illustrare tutto quello che è avvenuto in questi tanti dei vostri anni. Allora che dirvi, figli? Parlare non del passato, di ciò che è stato e ciò che vi ha condotto qua, ma parlare del futuro, di quello che sarà. Non parlarne dettagliatamente, perché anche questo richiederebbe moltissimo tempo e tantissime parole, ma parlarne per linee generali, indicarvi la strada, che non è certo quella sola, per pochi che in confronto ai tanti che ci ascoltano attraverso varie vie, quelli che qua vengono sono sempre pochi. Non è quella di pochi, dicevo, che ci ascoltano qui e che vengono a chiarirsi le idee con delle domande in attesa di risposte chiarificatrici, ma è quella di voi che qua venite per prendere qualcosa per voi stessi e da voi stessi per altri, per trovare quella forza e quell'equilibrio e quella chiarezza e quella comprensione interiori che vi fanno essere in grado di trasmettere ad altri quello che voi avete ricevuto. Molte sono le persone che sono entrate in contatto con il nostro dire e molte ancora ne entreranno. Ma quello che è più importante è che ciascuno di voi conservi in se stesso non un bagaglio, un patrimonio di parole, di precisazioni, di concezioni filosofiche, ma una fiamma che riesca a illuminare, riscaldare, rasserenare coloro a cui si avvicina. Se le nostre tante, forse troppe parole, riusciranno o saranno riuscite a creare in voi questo calore, questo desiderio di dare ad altri un poco del fuoco che vi anima e vi riscalda, allora veramente saranno state efficaci, veramente saranno state parole non cadute nel vuoto, non suoni senza corpo, senza significato. Noi siamo ancora disposti a parlarvi per tanto, se ciò ci sarà concesso, ma sempre nella speranza non di darvi delle nozioni, delle notizie, ma di accendere questa favilla dentro di voi, che in qualche modo si trasformi in fiamma, che in qualche modo riesca a passare da voi ad altri, a dare ad essi quell'approdo sicuro che cercano ora qua, ora là, e che in questo momento credono non si trovi più da nessuna parte. C'è tanto bisogno di questo calore interiore. Non c'è bisogno di parole, non c'è bisogno di filosofie. Le parole e le filosofie sono solo in funzione di questo calore, e noi ci affidiamo alle parole e alle filosofie solo come un mezzo per evocare nell'intimo di ogni uomo questo fuoco. C'è tanto bisogno di esso. Basta
mostrarlo con onestà, in modo scevro, alieno da ogni interesse personale, in modo puro, e gli uomini con avidità ve lo chiederanno e in se stessi lo evocheranno. Vi amo, figli, amo voi che per primi qua vedo tra le prime la cara figlia Enrica. Ci avete ascoltati, e voi che più recentemente ci avete incontrati, e tutti quelli che non sono qui e sono fuori di qui e sono lontano da qui come spazio, ma sono vicini come amore. A tutti io dico vi amo. A tutti io dico, sono con voi, siamo con voi. Perché per non per niente ci siete stati affidati. Ma se voi vi siete fermati ad ascoltare le nostre parole e non avete proseguito, vuol dire che queste voi cercavate, e queste sono ciò che vi è necessario. Vi auguro di poter parlare un giorno ad altri, anche ad una sola persona, come io in questo momento parlo a tutti voi. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Ecco, Renato, risentire questa voce di Dali che ho sentito tante volte, ecco, mi riporta all'atmosfera di quegli incontri, dove si viveva veramente, avevo come la sensazione di vivere in un tempo sospeso, fuori dal mondo, una sensazione di pace assoluta, di gioia. Ecco, qualcuno mi ha chiesto a volte, ma tu frequentando quelle sedute non hai avuto paura? Ma quale paura? Assolutamente no, proprio tutt'altro, proprio una sensazione di essere custoditi, protetti, amati, perché queste entità venivano a noi e parlavano per noi e per tutti, naturalmente, con una tale accoglienza, un tale amore, una tale tenerezza, un tale desiderio di insegnare, di far capire come stanno le cose, che veramente ci si sentiva dei privilegiati per aver avuto questa possibilità di incontrarli direttamente. Poi la fortuna di aver potuto registrare tutto questo. Prima un signore, adesso mi è passata la cosa, non vedo più il nome, mi diceva, mi ringraziava perché 30 anni fa, dice, io ho conosciuto il cerchio 30 anni fa perché lei, Paola, mi ha detto dove avvenivano gli incontri. Io sono avvenuti sempre all'Hotel Michelangelo, sono venuta anch'io qualche volta a Firenze, una volta al mese. Adesso naturalmente immagino si siano bloccati a causa del lockdown, ma poi spero che riprenderanno. Quindi se qualcuno è interessato troverà eventuali notizie guardando su internet. E in questi incontri, come poi ne sono avvenuti tanti anche nelle case private, un gruppo si riunisce, sente una cassetta, poi la commenta, si fanno delle riflessioni, quindi è un insegnamento che continua. Le cassette si leggono, i libri, tutte queste messaggistica è contenuta nei libri del Cerchio Firenze, ce ne sono tanti. Io ricordo quello che facemmo, collaborai anch'io, quando morì Roberto, che la sorella, la famiglia decise che si poteva dire chi era, si poteva dire il suo nome. Quindi abbiamo fatto questo libro in 2 o 3 mesi, pochissimo tempo, che si chiama Oltre il silenzio, con testimonianze di tante persone che l'hanno conosciuto e che hanno riferito e testimoniato su di lui, di come era. Quindi si parla di lui, ma si parla naturalmente anche di quello che lui ha consentito, quello che attraverso di lui è avvenuto. Quindi tanti ricordi legati,
a lui e poi sono stata amica della sorella di tutta la famiglia fino a che è vissuta anche il marito. Ora c'è il figlio di Luciana, Gilberto, no? Che penso che partecipi agli incontri. E tu sarai andato sempre, mi immagino, al Michelangelo a Sempre, sentire, sempre. sempre. Sì. Permettimi di dire qualcosa a chi ci ascolta, perché non siamo qui a Certo. commemorare un defunto. Avete sentito che Dali, che vedeva lontano, ha parlato anche per quelli che non erano lì e per lui il tempo non conta. Dali, prima di una seduta, sentiva che cosa dicevamo, poi veniva e diceva: ho sentito le vostre domande, adesso provo a rispondervi. Dali era in grado di fare una diagnosi da lontano. Una volta un signore gli ha chiesto: che mi dici, devo far operare mia madre all'anca? Era un problema grosso. E Dali ha detto: sì, l'operazione andrà molto bene, ma non so se gli sarà molto utile. Quel signore portò la mamma in Svizzera ad operarsi. Andò benissimo, la mamma si trovava molto bene con la nuova protesi. Dopo 3 mesi, però, ha avuto un infarto ed è morta. Ecco, un Dali che vedeva nel futuro, quando ha detto questa sera siete qui anche per quelli che verranno, pensava: io credo anche a tutti voi. E ne ho la prova, perché un'altra entità, che è Teresa, ha detto delle parole che io voglio leggervi, sono brevi, ma mi pare doveroso leggerle. La vostra sorella Teresa vi abbraccia e con tanto amore si presenta a voi. Sorelle, fratelli, che qui mi udite, recate a coloro che sono a voi vicini la mia benedizione e tutto il mio amore. Fate che loro giunga il mio calore, la mia vita, la mia pace. Voi siete qua non per voi stessi, non per chi siete, ma per coloro che domani vi udranno, coloro che domani attraverso di voi giungeranno a noi. Ecco, in voi loro io abbraccio, loro io benedico. Pace fratelli, pace sorelle, pace, pace. Questo vi manda a dire Teresa, e questo è il motivo per cui io ho deciso di fare questi 3 video. Sono 3 perché non potevo fare un video di 5 ore. Ne ho fatti 3 di 1 ora e mezzo l'uno e spero proprio che voi li vediate, perché li ho fatti per voi e credo di aver interpretato anche il loro pensiero. Ovviamente chi li apprezzerà poi andrà a vedersi i libri del cerchio. Allora, lasciate che vi dica, visto che non ho alcun interesse economico in questa cosa, tutti quelli che vogliono vederli, basta che sul loro computer scrivano Renato Del Favero, Cerchio Firenze, video, e gli appaiono i 3 video di 1 ora e mezzo. Su qualunque computer li trovate e potete leggerli, potete ascoltarli e vederli. Scusami Paolo, ma mi pareva utile essere più chiaro Assolutamente, possibile. Ora do la assolutamente, parola a te. assolutamente è una bella occasione questa di prendere coscienza di cosa è stato il Cerchio Firenze in un tempo relativamente breve dalla bella e convincente voce di Renato Del Favero che ne è un conoscitore. Prima c'era una domanda che adesso non vedo più, che era rivolta a te, Renato. Ah, Qualcuno sì. chiedeva, se in tutti questi anni di studio del Cerchio Firenze, sono più di 40 anni, perché sono 40 anni, insomma, praticamente, se non hai mai cambiato idea con riferimento al Cerchio, se sei rimasto sempre convinto di quello che ci hai detto o come la tua opinione sul Cerchio può essersi modificata, evoluta, ecco. Sì, rispondo volentieri. Non sono una persona statica. In questi anni ho cercato, sono passati 30, 40 anni praticamente dalla morte di Roberto, ho cercato se esistevano altri medium importanti nel mondo. E devo dire, uno o due li ho trovati, ma non di più. Ho ascoltato anche le loro voci e ho trovato Grazie.
sostanzialmente delle concordanze. Mi riferisco per esempio a una grande entità che si chiama Crayon e che si esprime attraverso un medium americano che si chiama Lee Carroll. Potete trovarla, hanno scritto libri su di lui, una quindicina con i suoi messaggi. Ho ascoltato anche altri medium importanti, però devo dire la visione filosofico-teologica più coerente, più completa, io la ritengo ancora quella data dal maestro Kempis, dal maestro Dali nel Cerchio Firenze 77. Quindi questa è oggi la mia filosofia e la mia teologia. Ovviamente allargo a tutto quello che di buono ho incontrato, ma riesco a inserirlo dentro senza trovare delle contraddizioni significative. Così come onestamente non trovo contraddizioni profonde con le grandi religioni fondamentali, il cristianesimo, il buddismo, l'induismo, però c'è solo il contenuto centrale, il cuore, la cultura che si è sovrapposta dopo e che ha reso un po' polverose tutte queste religioni, da loro non è presa in considerazione, è semplicemente tralasciata. Vedo che mi hanno fatto anche un'altra domanda, e ora non l'ho letta. Ah, quale domanda faresti tu? Sì, stavo per riferirtela. Sì. Ecco, sì. Quale domanda faresti all'entità se tu allora, potessi? Roberto è morto 40 anni fa. 40 anni fa non si parlava granché di alieni, di altri mondi, però oggi sì, oggi io chiederei ad Ali, ai maestri, perché ci avete parlato così poco di altri pianeti abitati? Perché lo hanno detto tranquillamente, esistono su altri pianeti, su altre stelle, popolazioni similari alla vostra, con altri corpi di tipo diverso, alcune molto, ma molto più avanzate della vostra civiltà umana, alcune meno avanzate. Però non hanno mai voluto approfondire. E forse era giusto, 40 anni fa sarebbe stato un po' eccessivo. Oggi gli chiederei qualcosa di più. Vorrei sapere di più sui nostri fratelli galattici, su quando si faranno vedere e come diventeremo anche loro amici, loro fratelli, loro compagni, perché siamo tutti nella stessa realtà cosmica che è l'uno, l'assoluto, il divino, di cui siamo tutti un frammento, una scintilla. Quindi farei probabilmente una domanda di questo tipo, ma io di domande ne faccio almeno 10 al colpo, quindi ne aggiungerei anche molte altre. Un'altra domanda che è arrivata chiedono se Roberto dopo la sua morte si è manifestato. Che io allora, sappia no, non in maniera convincente almeno. Appunto, io direi di no. Ci sono stati vari medium che hanno fatto sapere a Luciana, la sorella che per anni ha continuato, diciamo, l'opera di diffusione di quello che i maestri avevano fatto, hanno fatto sapere che loro avevano ricevuto da Roberto l'incarico di salutarla tanto, di abbracciarla tanto, ma francamente Luciana non ci ha mai creduto, anche perché si era messa d'accordo con Roberto che se in qualche modo un medium parlava a nome suo, usasse una certa frase, una certa parola, che non so neanche io tra l'altro, si erano messi d'accordo e Luciana ci ha detto che mai ha ritrovato questa frase o questa parola, solo dei messaggi generici che a mio parere da psicologo potrebbero nascere anche dall'ego di alcuni medium che sentivano sì, il bisogno di darsi buona fede, anche in buona fede, però niente sì, di significativo tale di farlo riconoscere con sicurezza, ecco, è questo. E poi veramente ci sono tanti interventi. Carlotta Cassine, che fra l'altro è un'amica, mi dice grazie Paola, grazie dottor Del Favero di questa serata e ci fa dei complimenti. Sembra proprio che le caratteristiche spirituali, come questo, il regista mi toglie da sotto, quindi non lo vedo più, le caratteristiche spirituali, umane, ecco, poi mi cambia colore, dopo lo sgrido. Mi pare proprio che le caratteristiche spirituali, umane e morali di Roberto VII si possono ritrovare in tutti gli amici della cerchia ristretta. Voi ne siete la prova,
No, troppi complimenti, grazie Carlotta. Questo me te la cancellava. Di essere della brava persona, accetto anche a nome del dottor Del Favero. Quindi veramente tanti complimenti. Alcune persone che già conoscono il cerchio, che sono felici di risentirne parlare, altri che ne sapevano meno, che quindi avranno modo attraverso le parole di Renato di approfondire il discorso. Quindi questo è proprio stata una bella occasione, quindi anch'io ringrazio la piattaforma nuovamente che ci ha dato questo spazio per parlare di Roberto. Renato, ancora 2 minuti se vuoi ancora dire qualcosa, forse la cosa che ti ha colpito di più, quello che vorresti che venisse fatto per conoscere meglio questo insegnamento. Tu hai già fatto tanto, perché con questi video direi che hai fatto un'opera straordinaria. Speriamo che siano accolti nel modo giusto. Ma ancora un commento. Io da parte mia posso dire che come per te è stata un'esperienza fondamentale e che ricordo come un miraggio, diciamo, quelle occasioni di essere là in questa atmosfera di grandissimo amore, di grande spiritualità che si respirava. Insomma, ti sentivi migliore quando stavi lì e avevi partecipato a quest'ora, un'ora e mezzo di seduta. Veramente straordinaria, un'esperienza unica. Una delle cose più grandi e più scomode che ci hanno detto è il concetto di fusione. Voglio lasciarvelo affinché ci meditiate sopra come ho fatto io. Loro ovviamente credono nella reincarnazione, loro ci assicurano che tutti noi siamo già vissuti molte e molte volte. Siamo vissuti come uomo, come donna, come povero, come ricco, come uomo potente, come schiavo, come suddito, tutte le esperienze umane devono essere sperimentate da ciascuno di noi e lo facciamo più e più volte, in più e più vite, perché è così che finalmente ci impadroniamo di tutta la realtà umana, che è poi la realtà dell'unico Dio in cui questi maestri credono. Ma c'è un concetto scomodo da accettare, eppure bellissimo. Ci dicono che quando, voi sapete che ad ogni reincarnazione, il nostro corpo fisico e la nostra personalità psicologica scompaiono. Ciò che rimane è la nostra anima, il corpo acasico, come lo chiamano loro, cioè il ricordo essenziale, le cose importanti che abbiamo imparato dalla vita. Questo rimane per sempre. E questo ci permette di evolvere, cioè di allargare la nostra coscienza, di diventare sempre più evoluti, più saggi, più fraterni. Ma sapete qual è la vera ragione dell'amore per il prossimo? È questa. Ci hanno detto che dopo 2, 3, 4 vite, quando il nostro livello evolutivo diventa analogo a quello di altri, le nostre anime si fondono. E chi si reincarna la prossima volta è la sintesi di tutte quelle anime lì. Questa che è atroce apparentemente per noi occidentali che vorremmo essere sempre un io, sempre più largo, sempre più grande, sempre più potente, amato, stimato, in realtà è la cosa più bella che possa esistere, perché è la prova che gli altri non sono degli estranei, sono un frammento di assoluto come siamo noi. E che il nostro destino non è di rimanere un frammentino che per tutta l'eternità contempla Dio nel paradiso. Il nostro destino è prendere atto che tutti questi frammenti alla fine siamo noi, siamo l'unico, l'assoluto, l'unica realtà è Lui, l'assoluto. Noi siamo uno stato di coscienza all'interno di Lui. Per questi maestri Dio non è un padre, non è una persona, è uno stato di coscienza che comprende dentro di sé tutti gli stati di coscienza. E questa è una visione che apparentemente è fredda, perché era più facile concepire Dio come un padre che ci guardava dall'alto dei cieli, ma in realtà è la prova che noi siamo immortali, che noi non moriamo mai, perché un pezzo di Dio non può morire. Dio è eterno e noi siamo eterni. Ve l'ho detto un po' veloce. Vi invito ad approfondire se vorrete leggendo i libri dei maestri. Comunque una visione che ci fa sentire protetti, custoditi e amati. Questo è l'insegnamento, l'impressione, l'emozione, la sensazione che io provavo partecipando a questi incontri e poi anche parlando con Roberto, parlando con Luciana, parlando
con tutti voi, con tutti noi che abbiamo partecipato. Quindi considero una grande fortuna. Una fortuna poter disporre di questi documenti, di tutti i libri. Alla fine dei video, dell'ultimo video di Renato Del Favaro, c'è anche una bella bibliografia, nel senso che sono mostrati tutti i libri che ne parlano e tutto quello che è a disposizione per poter approfondire l'argomento. Vedo da alcuni commenti che arrivano che alcune persone non ne avevano mai sentito parlare, sono rimasti affascinati da quello che tu, Renato, hai raccontato, che abbiamo anche un po' raccontato insieme. Quindi anche questa è stata una cosa importante. Quindi direi che il nostro tempo è scaduto ampiamente, ma valeva la pena di prolungarlo un po', quindi ringrazio la regia che ci ha lasciato un po' di tempo in più. Ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, ringrazio soprattutto te Renato che sei venuto con questa bellissima testimonianza, speriamo magari ci potranno essere altre occasioni. E intanto ancora grazie e buonanotte a Lascia che tutti. anch'io Arrivederci. dica Certo. grazie alla piattaforma Nuovamente Net che veramente ci ha fatto questo grande favore di permetterci di far conoscere a qualcun altro una cosa che a mio parere è eccezionale nella sua importanza. Grazie a Nuovamente Net. Bene, allora buonanotte a tutti, ciao Renato, ciao a tutti voi e alla prossima. Buonanotte. Ciao. Ciao.